L'Italia che combatte l'emergenza coronavirus, fra contagi e vittime arrivano anche segnali positivi. Voe Euganeo, fra i primi comuni della zona rossa, da oggi non registra più alcun caso. Si aggrava però la situazione a Bergamo e per frenare la diffusione stop alle corse notturne dei treni verso il sud. La sanità è sotto pressione al nord, servono dispositivi e posti letto di terapia intensiva e personale. Per questo è bella la scelta della giovane neoinfermiera diplomata che subito andrà in prima linea ed è significativo il gesto di tanti italiani in coda per donare il sangue. Le ripercussioni dell'emergenza coronavirus sull'economia, al via le misure volte a sostenere famiglie ed imprese per il bene del paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori, ha dichiarato Conte, l'Italia non si ferma. L'inno di Mameli, Fratelli d'Italia, si sente cantare dai balconi lungo la penisola e la mobilitazione spontanea per dire no alla paura del contagio che più spesso i nostri connazionali mettono in campo. Papa Francesco alla messa celebrata a Santa Marta invita a pregare per i malati con coronavirus, ma anche in particolare per le famiglie che in questo difficile momento devono gestire la situazione dell'isolamento a volte con bambini e disabili. Per ringraziare i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che stanno lavorando per noi, lottando contro l'emergenza coronavirus. Bene, anche noi del TG2000 vogliamo unirci a questo coro di applausi risonati a mezzogiorno lungo la penisola. Buonasera a tutti voi. Vediamo subito allora qual è il quadro della situazione in Italia con gli ultimi dati e la risposta alle misure di sicurezza. Massimiliano Cocchi, anzi prima abbiamo in collegamento Barbara Masulli, perché è sempre alto il livello di guardia in Lombardia, soprattutto per i ricoveri in terapia intensiva. Allora ecco dunque in diretta Barbara Masulli che ci dà gli ultimi aggiornamenti, raccontaci tutto. Buonasera Francesco, si è conclusa da poco la conferenza stampa qui in regione, una conferenza stampa che si è aperta con un'immagine che voglio mostrarvi con l'aiuto della regia. In auditorium è entrato l'assessore al welfare Gallera e ha distribuito a operatori e giornalisti delle mascherine. Si tratta di alcune delle 250.000 mascherine arrivate dalla protezione civile, ma non andavano bene per il personale sanitario perché non erano quelle con filtro o quelle chirurgiche. A proposito di mascherine, la regione ha indetto gare per oltre 21 milioni di mascherine, più di 1.800.000 sono state consegnate, in arrivo entro la fine del mese altre 200.000. L'obiettivo è quello di rendere le mascherine disponibili per tutti, non solo per il personale sanitario, quindi di rifornire anche le farmacie. Per quanto riguarda i numeri, la crescita è costante, si registra anzi un leggero incremento dei positivi, 11.685 i positivi in Lombardia, si contano 966 morti in totale, più 76 rispetto alla giornata di ieri. Da Bergamo arriva la notizia della morte di un operatore del 118 risultato positivo al coronavirus, era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni. Per quanto riguarda invece una novità data da Gallera, il medicinale usato per l'artrite dà riscontri positivi, lo sta assumendo l'assessore regionale che è risultato positivo al Covid-19 Mattinzoli e sta meglio da quando usa questo farmaco sperimentale. Poi ci sono i due problemi, quelli di cui parlavi anche tu, il problema dei posti, a tal proposito la regione continua a svuotare gli ospedali con maggiore pressione, a trasferire pazienti in altri presidi e il governatore Fontana ha fatto sapere di non aver rinunciato ancora all'idea di far nascere un ospedale temporaneo alla Fiera di Milano nonostante le difficoltà nel reperire le strumentazioni. E poi c'è la questione del personale, servono medici, servono infermieri, per questo è in corso un reclutamento e cominceranno a lavorare nei prossimi giorni in corsia anche neolaureati in scienze infermieristiche come Simone
Simona Antinori, che abbiamo intervistato poco fa. Sentiamo il servizio, poi la linea può tornare allo studio. Incontriamo Simona sotto casa sua, a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. Questa ragazza ha 23 anni, si sarebbe dovuta laureare in scienze infermieristiche all'Università Bicocca i primi di aprile, ma la data è stata anticipata di quasi un mese, in modo da poter immettere subito personale negli ospedali lombardi in emergenza. E avevo ancora la tesi da finire, la presentazione da fare, il discorso, studiare bene per l'esame di Stato, quindi la prima reazione è stata panico totale, sono scoppiata a piangere davanti al computer. Però poi, ragionandoci bene, è stata un'opportunità per poter dare una mano. Allora, il controtransfert è un termine utilizzato per la prima volta da Sigmund Freud. Simona ha discusso la tesi dal salotto di casa. E attorno a me c'era mia mamma, mio fratello, mia sorella e il cane. Eravamo noi. Abbiamo festeggiato fra di noi con qualche foto fuori sul balcone, come si poteva. Amici, colleghi e parenti hanno seguito la discussione della tesi a distanza. Facendola in via telematica era possibile condividere un link con le persone che volevano seguirmi e quindi tramite questo link hanno potuto accedere e quindi mi hanno vista loro in diretta. Adesso Simona e altri 150 neolaureati dovranno gestire l'emergenza Covid-19 con tutto il personale medico. Quindi sono spaventata, però allo stesso tempo sono carica, perché è il mio lavoro, l'ho scelto, sono innamorata di questa professione e quindi, anche se magari un po' tentennante, sono sicura che riuscirò poi a farcela. Ecco. E se pensi al lavoro che stanno facendo tutti i tuoi colleghi ormai, che cosa ti viene in mente, cosa diresti loro? Io direi loro di non mollare, che sappiamo perfettamente purtroppo qual è la situazione. Che questa carenza di infermieri ci fosse non è una novità, solo che è emersa adesso, ma io gli posso consigliare solo di non mollare per quanto la situazione sia difficile, perché sono davvero loro che fanno la differenza. E l'emergenza coronavirus incide anche sul fronte delle donazioni di sangue, ma dopo gli appelli per la mancanza di sacche, la risposta dei donatori è stata immediata. Sentiamo Federico Plotti. Centralini intasati, siti online presi d'assalto e persone che si mettono in fila non solo per fare la spesa o comprare un farmaco, ma anche per donare il sangue. L'appello lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Avis, che si è moltiplicato anche e soprattutto attraverso il web, sembra aver funzionato davvero. Le donazioni scoraggiate dall'emergenza coronavirus erano calate drasticamente, tanto da creare un forte allarme in molti ospedali, ma gli italiani hanno prontamente risposto. Donare è sicuro, un gesto che ancora di più in questo momento difficile per il nostro paese assume un'importanza fondamentale. Messaggio recepito, come nella piccola cittadina di Santa Marinella, poco a nord di Roma, dove questa mattina, fuori dal camper dell'unità medica, c'erano decine di persone in coda. Questo è il volto dell'Italia. L'Italia che vogliamo, quella che collabora e che combatte unita questa emergenza. E soprattutto adesso donare il sangue è fondamentale, bisogna continuare a farlo. Anche l'ex capitano della Roma Daniele De Rossi e la sua compagna hanno voluto dare il loro contributo. La gente ha smesso di donare il sangue per paura di uscire di casa, per paura di contrarre il virus, per paura di essere contaminato in queste strutture, ma ci sono strutture appositamente destinate proprio all'accoglienza dei donatori. E quindi il mio messaggio è solo questo: non abbiate paura, è un gesto di grande altruismo che bisogna continuare a fare. Conto alla rovescia per l'apertura del Columbus Covid-2 Hospital, l'ospedale realizzato in tempi record nella capitale per affiancare nella lotta all'emergenza coronavirus l'Istituto Spallanzani. L'iniziativa è nata dalla partnership tra le competenze cliniche della Fondazione Policlinico Gemelli e il contributo di ENI, società per azioni che sosterrà tutti gli investimenti necessari. Il Columbus Covid-2 Hospital entro 10 giorni sarà completato con una dotazione complessiva di 74 posti letto singoli e 59 in terapia intensiva. Già da lunedì arriveranno i primi pazienti. E pochi minuti fa la Protezione Civile ha comunicato l'aggiornamento della diffusione del coronavirus in Italia, il quadro del nostro paese nel servizio di Massimiliano Cocchi. Abbiamo anche 2.795 nuovi casi, attualmente il totale dei positivi
e 17.750. Dunque 17.750 contagiati, 2.795 in più rispetto a ieri, mentre le vittime sono complessivamente 1.441, 171 in più rispetto a ieri. La notizia positiva è che il numero dei decessi è, in proporzione, il più basso dall'inizio dell'epidemia e cala, in particolare in Lombardia. Per il resto, però, la curva dei contagi continua a crescere. D'altra parte, l'Istituto Superiore di Sanità lo aveva previsto come diretta conseguenza dei comportamenti sbagliati adottati nei giorni scorsi, quello di chi, approfittando delle scuole e degli uffici chiusi, è andato a fare una gita al mare o in montagna, o di chi, dalle regioni del nord, ha preso il treno per tornarsene al sud. Per questo il Ministero dei Trasporti ha deciso oggi ulteriori restrizioni. Bloccati i collegamenti ordinari da e per la Sardegna, si vola solo tra Roma e Cagliari. Stop ai treni notturni a lunga percorrenza, quelli che nei giorni scorsi hanno riportato al sud decine di migliaia di persone. Da oggi chi rientra in Puglia da qualsiasi regione d'Italia o dall'estero dovrà mettersi in quarantena. Sono 16.545 i pugliesi che si sono autosegnalati come tornati a casa dalle regioni del nord interessate all'epidemia. Ovviamente un sovraccarico di questo genere del sistema sanitario pugliese sarà difficilissimo da gestire. Che la situazione è seria. C'è un 10% di responsabili che devono essere neutralizzati e messi in condizione di non nuocere. Il cervello, la testa serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni. Il Viminale ha fatto sapere che solo ieri sono state oltre 7.000 le persone denunciate per violazione dei divieti imposti per l'emergenza coronavirus e per false dichiarazioni. In totale i controlli effettuati sono stati quasi 160.000. La buona notizia di oggi è che a Voioganeo, il comune del Padovano che assieme a Codogno è stata la prima zona rossa d'Italia, da due giorni non vengono registrati nuovi casi di positività. L'isolamento a Voioganeo come a Codogno ha funzionato. E non mancano le ripercussioni sull'economia dovute all'emergenza coronavirus. Scattano le misure volte a sostenere famiglie e imprese. Per il bene del paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori, ha dichiarato Conte, l'Italia non si ferma. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. È stata una lunga notte di discussione, ma alla fine il buonsenso è prevalso ed è stato approvato il protocollo sicurezza per i lavoratori nelle fabbriche e in tutte le altre attività produttive. È stato anche il primo tavolo sindacale esecutivo parti sociali virtuale. In pratica, come governare il paese al tempo del virus, con tutti i partecipanti connessi attraverso un computer. L'intesa è articolata in 13 punti e permetterà di garantire ai lavoratori la salute in azienda. L'aspetto più importante è che a tutti potrà essere misurata la febbre in entrata o in uscita dal luogo d'occupazione. È importante chiarire che non è previsto l'obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, come stabilito dall'OMS. Forte sarà il ricorso al telelavoro. Si potranno usare gli ammortizzatori sociali, il lavoro agile, una diversa organizzazione aziendale, una nuova gestione degli orari, fino a quando gli interventi di messa in sicurezza non saranno ultimati. Intanto il nuovo decreto del governo sugli aiuti per il coronavirus slitta stasera o a domani. Nel testo provvedimenti per famiglie e imprese come congedi speciali e voucher per babysitter, nonché la cassa integrazione in deroga allargata a tutti i settori. Stop anche alle attività dell'Agenzia delle Entrate e alle riscossioni coattive. Di ufficiale c'è solo che i termini relativi ai versamenti fiscali previsti al 16 marzo saranno differiti. Rinviate a giugno le sessioni di laurea. Potrebbero essere rinviate anche le regionali, ma ancora non c'è certezza. Primo sabato di spesa nei supermercati dopo il decreto che ha varato le misure restrittive per arginare il contagio da coronavirus. E allora, con Luca Licata vediamo com'è andata oggi. 4 italiani su 10 hanno fatto scorte di prodotti alimentari e bevande per il timore di non trovarne più sugli scaffali, è quanto emerge da un'indagine della Coldiretti sulla spesa al tempo del coronavirus. Nonostante però i rifornimenti sono regolari, lunghe attese in questi giorni fuori dai supermercati. Mi adeguo con guanti, mascherina e calma e pazienza. Io speravo che alle 2 ci fossero meno persone, ma devono aver pensato tutti come me. Penso un'oretta, qua ci facciamo di fila. Mi sono messa in fila alle 2 e sono entrata alle 2.45. Ci hanno fatto cambiare i guanti che avevamo, ci hanno fatto prima igienizzare le mani
e poi ci hanno dato altri guanti nuovi dentro. Il 61%, svela l'indagine, fa la spesa una volta alla settimana, preoccupandosi di mettere nel carrello prima di tutto pasta, riso e cereali. A registrare un balzo poi, nelle ultime 3 settimane, la vendita di farina, surgelati e prodotti in scatola, quasi si temesse una lunga durata della pandemia. Cosa ha acquistato? Un po' di tutto, diciamo che era una settimana che non uscivo, quindi adesso ho preso per un'altra settimana. Surgelati e affettati, non pasta, acqua, non ho fatto scorta. Manca qualcosina, però i beni di prima necessità, insomma, ci sono, è ben rifornito. Mi rifornisco un po' di più, ma scorte proprio no, anche perché sennò si svuotano gli scaffali. Quali alimenti acquisterà? Diciamo qualche alimento indispensabile per almeno per una settimana. Io esco oggi dopo qualche giorno a casa, è anche triste vedere riuscire da casa e vedere file del genere per fare la spesa, però ci adatteremo. La mano tesa verso gli ultimi in questi tempi, vediamo come un'opera al servizio dei più bisognosi, come la Casa della Carità di Milano ha rimodulato la sua attività in questi giorni di emergenza. Luciano Piscaglia. Sono 130 oggi gli ospiti della Casa della Carità, storica istituzione della Chiesa milanese sul fronte dell'accoglienza, guidata da Don Virginio Colmegna. Sono uomini, donne con bambini, famiglie, italiani e stranieri. Anche per loro valgono le disposizioni per contenere il contagio da coronavirus. I servizi che la Casa della Carità ha sempre offerto a chi bussa alla sua porta sono stati invece sospesi. Tutte le indicazioni sono tradotte in 10 lingue, le lingue principali delle persone che vivono in Casa della Carità. Dall'arabo all'urdu al romeno, e questo è un modo per aiutare le persone. Non è facile convincere le persone a rimanere dentro, perché c'è voglia, c'è bisogno anche di muoversi, e anche questo è un elemento di coinvolgimento. Ai propri ospiti la Casa della Carità offre non solo accoglienza e la presenza degli educatori, ma anche un ambulatorio medico ed uno psicologico. Gli educatori e i medici, perché abbiamo anche un servizio medico all'interno della casa che ci garantisce, come dire, anche il controllo della situazione sanitaria. E diciamo che c'è molto gruppo, in questo momento si sta facendo molta comunità e si stanno rafforzando molti rapporti anche tra gli operatori. Stanno tutti bene alla Casa della Carità, i volontari però sono stati invitati a restare a casa e l'auditorium è stato trasformato per ospitare eventuali ammalati, isolandoli dagli altri ospiti. Noi dobbiamo essere in grado di affrontare queste cose non come emergenza, perché questi problemi che noi viviamo come emergenza, in realtà per molte persone fragili che vivono nella nostra città, nei nostri territori, non sono emergenza ma sono la normalità e il quotidiano. E si allarga il contagio in Europa, cresce l'allarme in Spagna, stato d'emergenza in Uruguay e negli Stati Uniti, mentre migliora nettamente il quadro dei contagi in Cina e Corea del Sud. Sentiamo Maurizio Dischino. La Cina, dopo l'ennesimo calo del bilancio quotidiano, anche oggi ha considerato il nuovo coronavirus come una pandemia il cui picco è superato. Oltre 81.000 casi accertati, di cui 3.189 decessi e ben 65.500 guariti. Anche la Corea del Sud, particolarmente investita dal Covid-19, ha registrato un calo delle infezioni quotidiane. Finora sono quasi 8.100 i contagiati, di cui 72 morti. Mentre in Giappone il premier Shinzo Abe continua a ritenere non necessario decretare lo stato di emergenza con 738 contagiati in casa, negli Stati Uniti invece ieri il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, liberando 50 miliardi di dollari per far fronte alla crisi sanitaria, che finora ha colpito tutti gli stati tranne il West Virginia. Al momento sono oltre 2.100 i contagi e 49 i decessi, ma il bilancio sarà più reale con l'applicazione della legge che finanzia test gratuiti oltre a sostenere i congedi retribuiti per malattia. La legge è stata approvata nella notte a larga maggioranza dalla Camera e sicuramente otterrà lo stesso risultato la prossima settimana al Senato. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, comunque, adesso è l'Europa il centro della pandemia. Dopo l'Italia è la Spagna che continua a registrare aumenti di Covid-19. In 24 ore il bilancio è salito di 1.500 casi, arrivando così a 5.753 contagi.
La Francia, nonostante i 3.600 casi di nuovo coronavirus e nonostante la chiusura delle scuole a partire da lunedì, domani va al voto per le comunali. Inoltre, oggi i gilet gialli sono tornati a protestare a Parigi. Preoccupa anche l'aumento di quasi il 50% dei casi in 24 ore in Gran Bretagna, che è arrivata a 1.140 contagi. Papa Francesco questa mattina, durante la messa celebrata a Santa Marta, ha invitato a pregare per i malati, ma anche per le famiglie. Sentiamo Cristiana Caricato. Francesco anche questa mattina ha celebrato nella cappella di Santa Marta per i malati di Covid-19, con un pensiero speciale per quanti in questi giorni sono costretti a dividere spazi ristretti e tempi infiniti. Preghiamo per le famiglie, perché non perdano la pace in questo momento, e riescano a portare avanti tutta la famiglia con fortezza e gioia. Ancora una volta, realismo ed esperienza pastorale permettono al Papa di condividere i problemi di chi deve gestire una situazione difficile. Bambini e disabili in casa senza possibilità di rompere l'isolamento. A conforto le parole con cui Francesco ha commentato una delle pagine più amate del Vangelo, la parabola del figlio il prodigo. I riferimenti al bisogno di salvezza, al desiderio dei giovani di mangiarsi il mondo, della casa vissuta come prigione, richiamano le criticità della situazione che il mondo sta vivendo. Come pure il dolore e la tenerezza di molti padri, simili a quello della parabola nell'amore per i propri figli. Nell'omelia poi il racconto del figlio maggiore che vive senza sentirsi a casa, problema della chiesa di oggi per Francesco. Tanti alberghieri nella casa della chiesa che si credono i padroni. Il Papa conclude riportando le critiche dei farisei a Gesù perché frequentava i peccatori. Tanti oggi criticano gente di chiesa, a coloro che si avvicinano alle persone bisognose, alle persone umili, alle persone che lavorano, anche che lavorano per noi. Anche questa sera, dopo il telegiornale, tra poco alle 19 su TV2000, potremo seguire in diretta la messa dal Santuario Romano del Divino Amore, celebrata dal vicario del Papa per la Diocesi di Roma, Cardinale Angelo De Donatis. E il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, scrive una lettera a tutti i sacerdoti italiani. Siete l'immagine viva del buon samaritano, dice Bassetti. Il servizio è di Nicola Ferrante. Se la Chiesa è il respiro del popolo, lo si deve ai suoi preti. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in una lettera per dire grazie ai sacerdoti in questo momento delicato. State donando un esempio autentico di solidarietà, restando in casa e rinunciando con grande sacrificio a tante iniziative che caratterizzano il nostro ministero. È un atto di carità la ricerca sincera di tutelare la salute pubblica. Al tempo stesso siete pronti e sempre disponibili quando è necessario, osservando le disposizioni sanitarie, ad uscire per il conforto dei malati più gravi o per benedire privatamente i defunti. I vostri vescovi vi apprezzano, prosegue la lettera. Poi l'incoraggiamento a rispondere a tutti con pazienza mentre il telefono squilla. Un pensiero particolare a quelli di voi, scrive il cardinale presidente, che insieme a tanti volontari sostengono l'impegno dell'accoglienza e dell'assistenza del prossimo nelle case, famiglie e nei centri d'ascolto Caritas, ai cappellani delle carceri e degli ospedali. Siete l'immagine viva del buon samaritano e contribuite non poco a rendere credibile la Chiesa. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con il flash mob del corale. Applauso a medici, infermieri e sanitari per lo straordinario impegno verso i malati, affrontando con coraggio, con determinazione l'emergenza. Però ci sono anche altre numerose iniziative che ci aiutano a vivere forse in modo più sereno questa nuova eccezionale situazione. Sentiamo Silvio Vitelli. La mano sul petto!
questa ragazza laggiù. Siamo lontani, ma come vedete non siamo poi così tanto lontani. Siamo più vicini del previsto. Aggiornamenti ancora sul coronavirus, vi avevamo riferito dello stop ai treni notturni da nord a sud, ma su quelli in transito adesso la polizia ha compiuto un controllo di tutti i passeggeri, 438 persone, riferisce la Polfer, tutti con un valido motivo per spostarsi. All'arrivo verrà controllata loro la temperatura. C'è poi un suggerimento a tutti gli italiani dall'Istituto Superiore di Sanità. In caso di febbre anche lieve occorre astenersi dall'uscire di casa, anche se fosse solo per fare la spesa. Bene, è tutto, il prossimo telegiornale alle 20.30 ed ora in diretta la messa dal Santuario del Divino Amore. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.